L'estate si avvicina e a Cagliari arrivano sempre più turisti, poi in una città come la nostra, il capoluogo sardo, i vacanzieri arrivano praticamente ogni mese dell'anno ed esplode la polemica, si accende il dibattito. Camerieri e baristi che non conoscono la lingua inglese e che dispensano pochi sorrisi, poca cordialità. Luca Lobina, lei ha 36 anni, è di Cagliari, lei da quanti anni fa il barista? Io faccio il barista da 19 anni. Lei attualmente che tipo di contratto ha? Quanto guadagna? Io ho un contratto a tempo indeterminato, da sempre. Sto abbastanza bene, il mio stipendio è abbastanza buono. Quanto? 1.600-1.700. Lei è sposato, ha figli? Sì, ho una moglie e due figli. Com'è la giornata tipo di un barista? Diciamo, la mia giornata inizia presto. Io mi sveglio tutti i giorni alle 3, alle 4 già prendo servizio per offrire un servizio alla gente, ai clienti. La polemica è legata soprattutto alla poca conoscenza della lingua inglese. Lei conosce l'inglese o ha difficoltà? Io conosco poco l'inglese, però coi turisti riesco a farmi capire, anche se lo conosco poco. C'è chi praticamente dice che voi siate, tra virgolette, dei privilegiati. No, vabbè, noi svolgiamo un lavoro faticoso, diciamo, non è leggero però. C'è chi negli ultimi giorni ha detto, altre categorie lavorative, noi abbiamo studiato, abbiamo conquistato con fatica dei titoli, veniamo trattati al pari appunto di camerieri e tra virgolette anche di baristi. Allora, anche noi offriamo un servizio alla gente come lo offrono i medici, gli infermieri, quindi facciamo dei turni e la nostra giornata è abbastanza pesante, però riusciamo a soddisfare le esigenze della gente. Insomma, il vostro è un lavoro importante al pari di tanti altri. Sì, offriamo un servizio anche noi e abbastanza faticoso. Nel 2019 capita ancora che il bar possa essere un luogo dove magari i clienti o le clienti abituali vengono tra un caffè, un bicchiere d'acqua, un caffè, una pasta, magari confessano qualcosa che non sta andando nella loro vita? Sì, capita spesso, infatti noi accontentiamo i clienti anche su questo punto di vista, riusciamo a capire i loro problemi. Cioè, lei scambia volentieri quattro chiacchiere. Sì, scambio volentieri quattro chiacchiere. Volentieri. Cagliari, in ultimissima battuta, è una città oramai turistica al 110%, Lobina. Il fatto della poca conoscenza della lingua inglese, che da parte sua può comunque rappresentare uno svantaggio rispetto ad altre grandi città. Sì, allora la lingua inglese è fondamentale, però allo stesso tempo riusciamo a farci capire con i turisti. Lei ha mai pensato in ultimissima battuta di frequentare magari anche dei corsi per conoscere meglio la lingua inglese? Sì, ho pensato proprio a questo, infatti a breve farò qualche corso proprio per aggiornarmi almeno con la lingua, perché in questo mestiere è utile. Sono mai capitati dei turisti, dei vacanzieri, diciamo, un po' scontrosi, un po' scorbutici? Capitano? No, perché capita, però io riesco a gestire la situazione con un sorriso, con una frase, e riusciamo a chiarirci.